nella scorsa puntata di Disegnando l'Italia. Inizia così, un nuovo giorno per Nazzi, che imbarcato come una sardina decide di visitare due isole misteriose. Toccato terra, inizia subito il suo percorso, ammirando posti incantati e arrivando verso sera al suo punto di sosta, dove imbarcato di nuovo raggiunge Chioggia. Buongiorno mondo, buongiorno gatto. Miau. Mamma mia. Sono di nuovo al mio punto di sosta, è lì che ieri ho preso il vaporetto e niente, adesso riparto e quindi mi tocca salutare Luca. Grazie mille Luca per l'ospitalità. E dai, ci vediamo poi a San Nicandro. Certo. Piano piano. Va. Ripartiamo. E dopo giorni lascio definitivamente Chioggia, infatti adesso mi sto dirigendo verso la spiaggia, verso il lungomare, che percorrerò con la speranza di raggiungere poi Rosalina. Purtroppo sarà una tappa un po' problematica perché ci sono dei fiumi che mi costringono ad allungare il percorso. Quindi speriamo bene, speriamo che non faccia troppo caldo e via! Prima di lasciare Chioggia ho fatto un ottimo acquisto, ragazzi miei, ho acquistato, ta-tom, eccolo qua, questo ventilatore a forma di ananas, ne avevo uno anche l'anno scorso, non tanto da utilizzare mentre cammino ma soprattutto quando sono in tenda, così lo appoggio da qualche parte e non muoio di caldo. E vabbè, qua l'attiva, ecco qua, è acceso. Ah raga, bellissimo, mamma mia. E la cosa bella è che praticamente c'è anche lo spruzzino. Ah! Che mi butta l'acqua fresca in faccia. Mamma che bello. Ah! Finalmente ho l'aria condizionata in casa. Ah! Adesso lo metto a caricare. No, che peccato, raga. È crollato tutto qua. Ah! Mi sa che questa strada mi porta dritto sulla spiaggia. Eccola! Il tempo di arrivare sulla spiaggia e mi sono già cambiato. Mi sono tolto le scarpe, cambiato, messo il costume, voglio. Mi sa che quel bagno ci sta tutto. Ho selezionato il posto e niente raga, non è il massimo. Ho preso il posto più brutto, ma il problema è che sono arrivato alla fine della spiaggia, quindi mi tocca, se no il bagno non lo faccio più. Vabbè, andiamo. Ah, oh, okay. È anche bella fredda. Mannaggia. Sono pronto? Sono nato pronto? Via. Oh, oh, perché l'ho fatto piano piano? Vabbè. Direi che può bastare, basta così. E che schifo. E che... Ecco qua, e ho rotto un'altra cosa qua. Mannaggia. Riecco la strada. Che brutta cosa. Su questa strada deserta Nazivà. Sotto al sole cocente lui camminerà, chissà dove arriverà, chissà se ce la farà, ma soprattutto chissà come finirà. La finisco bella sudata sta tappa, è tutto deserto qua.
La spiaggia che devo raggiungere si trova lì in fondo. Cioè, raga, è vicinissima in linea d'aria, però purtroppo c'è l'Adige che mi blocca il passaggio e mi tocca arrivare fino in fondo, passare su un ponte e poi fare tutta una stradina che arriva poi fino alla spiaggia. Cioè, devo fare un casino di strada per un tratto così piccolo di acqua. Circumcamminando l'Italia. Che barba, che noia. Che barba, che noia. Ecco il ponte lì in fondo. Come devo fare? Mica posso camminare da qua. Vabbè. Io ci provo e gli domando se mi lasciano passare. Ai ai ai. La strada? Grazie. Apro e chiudo io. Va bene, grazie. Male, mi fanno passare. Ecco qua. Meno male, mi hanno fatto passare senza problemi. Adesso mi faccio questi ultimi chilometri, raggiungo la spiaggia e basta. Chissà da quanti anni è che sta sta barca qua. Mizzica. E pensare che qualche ora fa mi trovavo là. E lei, a quella torre. Mannaggia, mo' mi tocca salire sopra. Sono curioso. Beh, lascio lo zaino qua, raga. E facciamoci ste scale, va. Mannaggia la curiosità, mannaggia. Mi gira la testa. Wow. Bello, bello. Però adesso devo mettermi alla ricerca di un po' d'acqua perché non ne ho più e poi subito di un punto di sosta. Oggi sono stanchissimo. Ancora qua stai. Era. Che effetto strano che fa. Mamma mia. Ciao, facci. Meno male, ho trovato dei rubinetti dove mi sono rifornito d'acqua. E adesso finalmente posso cercare il mio punto di sosta. Sono stanchissimo. Questo tratto di spiaggia è pieno zeppo di capanne. Basta. Ho deciso, mi fermo qua. Non mi muovo di un altro centimetro. Mamma mia. Sono distrutto, ma proprio distrutto, distrutto. Ho fatto più di 40 km oggi. Non sono tantissimi, nemmeno pochi però. Mi sento stanchissimo, adesso piazzo la tenda, poi mangio qualcosina. E niente, vi volevo far vedere davanti a me c'è quest'isola. Praticamente questa è un'isola privata che purtroppo non posso visitare, infatti domani sarò costretto a girarmi di nuovo, tornare indietro e fare un'altra strada che mi fa passare di fianco all'isola e via, mi fa continuare. Domani sarà pure una bella tappa. Speriamo bene. Vabbè, montiamo la tenda. Ho piazzato la tenda, ecco qua, ero pronto a cucinarmi, non io, cioè a cucinare le cose da mangiare. E guardate qua, mi sono venuto a trovare un sacco di persone che adesso mi stanno facendo compagnia. Poi mangio qualcosina e poi subito a letto. Ciao! Ciao! Salutato i miei nuovi amici. Raga, io direi che è arrivato il momento, dopo giorni, di provare queste cose qua che ho comprato. Ho pagato tipo un pezzo 60 centesimi, quindi non molto. E sono i noodle, non so come si pronuncia. E niente, adesso riscaldo un po' l'acqua, li butto dentro, 3 minuti di cottura e via.
Assaggiamo e vediamo come sono. Ma raga, mamma mia, e che un ristorante qua. Sulla confezione c'è scritto che ogni busta contiene 3 porzioni, raga. Qua sono 2 buste già, addostanno 3 porzioni, addostanno 6 porzioni. Sembra pronto, quindi direi buon appetito e piatto pulito. Assaggiamo, vediamo come sono. Mamma mia. Oh, sono buoni. Bene, non so se mi vedete ancora, comunque raga sta facendo buio, ho acceso un mini fuoco per allontanare un po' le zanzare e niente, vi volevo dire che sono rimasto soddisfatto perché sono veramente buoni. E sono leggerissimi da portare, costano poco perché comunque sono già conditi, quindi non bisogna comprare la pasta e tutto il resto a parte, e cuociono in pochissimo tempo, quindi soddisfatto, mi sa che li comprerò ancora. Vabbè, a parte questo, io adesso mi godo queste ultime ore, minuti di luce che mi sono rimaste e poi subito a nanna, quindi ci vediamo domani. Mamma mia raga, ho dormito troppo. Buongiorno, è tardissimo, mi devo spicciare a smontare tutto e a riprendere il cammino perché mi sa che oggi sarà una giornata bella calda. Vabbè, smontiamo la tenda. Yes! Lasciate quanto pesi. Ho sistemato tutto, ho ripreso il cammino. E sono ancora mezzo addormentato, ma mi sveglio piano piano. Comunque oggi devo uscire dalla spiaggia di Rosolina, no Rosalina, Rosolina, e niente, continuare il mio tragitto per non so dove. Purtroppo non so dove arriverò oggi, non so se troverò un posto dove dormire con la tenda. Noi speriamo bene e vediamo come va. Vabbò, andiamo. Là, pieno relax. Ho lasciato Rosolina dietro di me e raga, finalmente sono di nuovo su questa bellissima strada. Di qua. Hopla. Ok, eccomi qua. Sono di nuovo sulla stessa strada di ieri. Adesso devo arrivare in fondo, girare a sinistra e farmi un sacco di chilometri. Inizia a fare caldo, tanto caldo. Oggi ho qualche piccolo problema alla gamba destra e secondo me per via di come ho iniziato la giornata, forse ho iniziato con il piede sbagliato, ho camminato troppo veloce all'inizio e mi ha fregato, mannaggia. Da qua, no, da qua. Mannaggia, l'acqua. Non sarà freschissima, però è comunque frutta. Un po' di energia. Buona. Calda. Ai. Arriva troppo caldo. Troppo caldo. Però niente male, bello, però fa troppo caldo. Quella di oggi sarà
una tappa non lunghissima ma abbastanza complicata, perché non ho punti all'ombra, non vedo niente dove potermi rifornire d'acqua, e purtroppo con il caldo che fa l'ho quasi finita e ci sono un sacco di tafani che mi si stanno attaccando dappertutto. Ed è anche bella lunga sta strada, tutta così. Mannaggia. Ai 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 ai. Oggi non ce la faccio. Troppo caldo, troppa umidità, e in questi due giorni sono davvero stanco, non so il perché. Non credo di fare una tappa lunghissima oggi, anzi al primo punto buono che trovo mi sa che mi fermo e cerco un po' d'acqua da qualche parte. Me ne è rimasta davvero pochissima. Ed è pure calda. Nece. Mamma mia. Qui non c'è niente di niente. Oilà. Ma ci sono delle casette qua. Delle casette delle barche. E io sono stremato. In cerca di una fontana che qua non c'è. Forse ci siamo, forse mi fermo qua. Oh, che bello, c'è una panchina al fresco, non ci credo, meno male. Basta, non ce la faccio ad andare oltre oggi. Basta. Impressionante, e come sempre, ogni volta che mi manca qualcosa, mi arriva subito. Mi si è appena fermato un signore, che ringrazio tanto, di nome Giuseppe, che è scappato via e che mi ha lasciato una bottiglia d'acqua fresca, che però è già finita. La sono già finita, però adesso sto già molto molto meglio. E niente, ho deciso, come già detto, di fermarmi qua, a parte per l'acqua, che comunque penso che da qualche parte qui vicino riesco a trovarla o a bollirla. Ma a parte questo, voglio far riposare un po' la gamba, non voglio forzarla perché si sta un po' gonfiando, e quindi devo stare attento a non superare di troppo i miei limiti. Quindi basta così. Mo la poso un poco fresca. Ah, mamma, che bel posto. Qua si sta proprio bene. Meno male. Wow, guarda che bel posticino qua, raga, alla faccia, bello bello. Arrivano altri aiuti e arriva Alessandra ed Edward, che mi portano un bel po' d'acqua e un pezzo d'anguria
Niente, raga, ogni volta che sono in difficoltà c'è sempre qualcuno che corre a soccorrermi. Grazie. Raga, mi raggiunge altra gente. C'è Francesca, ciao, è Francesco. Ciao. Francesco mi ha portato qualche bottiglietta d'acqua. E c'è anche la nonna. Beh, voglio acqua a sufficienza per un mese adesso. E niente, qua vi portano alto. Salve. Scommetto acqua, no? Sì, vabbè. Il disegno di Carlotta, guardate che bello. Sono io, la mia capanna, la mia ex capanna, no, è sempre la mia capanna, e il percorso che ho fatto, che bello. Sono andati via tutti e è impressionante, cioè guardate qua. Ho scorte d'acqua per giorni, anche del cibo, e mi hanno portato anche dei regalini, guardate qua, un cavalluccio, che bello. Quanto sei bello. Comunque adesso direi che è arrivato il momento, prima che arrivi l'ora delle zanzare, perché mi hanno detto che qui è strapieno di zanzare, di montare la tenda, e penso che mi piazzerò dietro a un albero di questi, così almeno sto tranquillo. Quasi quasi mi piazzo qua. Continuano le visite e questa volta mi raggiunge Stefano, eccolo qua. Ciao. Grande Stefano, che mi ha portato altre cose da mangiare e anche un gelato. Questa giornata si è trasformata in una giornata... Le banane. Ah beh, di lusso qua, pure le brioche, mamma mia. Basta, non ho. Che bella Italia. Arriva Franco e lui praticamente è il sindaco di Rosolina. Ed è venuto apposta per accertarsi che stessi bene, e oltre a questo mi sta dando anche la possibilità domani di andare sull'isola di Albarella. Di Albarella, quell'isola privata che vi dicevo, quindi forse riusciamo a farci un giretto, a fare qualche ripresa e forse a dormire anche là, quindi grazie mille Franco. Niente, e poi... è il minimo che possiamo fare, e sei benvenuto nel nostro territorio. Ma, grazie mille. In bocca al lupo. Beh, e adesso che anche il sole mi ha salutato, direi che è arrivato il momento di chiudere questa giornata, e sono felicissimo che domani vado ad Albarella, non vedo l'ora, e a parte questo sono felicissimo perché ancora una volta, ogni volta che mi trovo in una situazione grave o che mi manca l'acqua o qualsiasi altra cosa, succede sempre qualcosa di inaspettato, e questa è una cosa bellissima che mi sta accompagnando dall'inizio del viaggio. Vabbè, detto questo, io adesso vi saluto, raga, vi lascio con questo splendido panorama e mi raccomando, se anche questo vi è piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!